raccoglie due. Aspetta. Signore e signori, buonasera dal Palazzo Giurner di Rieti. Questa è la prima gara del campionato di Serie B, girone C, dove è impegnata la NPC Rieti, che oggi affronterà la formazione di Senigallia. Sta per cominciare l'incontro, saranno Matteo Spinelli e Silvia Marziali i due direttori di gara. Questo primo incontro che non vede assolutamente un pubblico considerevole, ovviamente la concomitanza del big match di calcio Juve-Roma ovviamente ha tenuto fuori parecchi parecchi spettatori. Poi una bella giornata, insomma, pubblico veramente molto molto ridotto. Poi vedremo se questa NPC Rieti sarà più seguita, così come accadde alla fine della stagione precedente. Oggi riparte il campionato, riparte con ambizioni della squadra del presidente Cattani e del coach Nunzi, ambizioni di alta classifica, di potenziale promozione. Come sempre Fabrizio Rosati in commento con me. Si comincia subito con Senigallia, che sembrerebbe una squadra, un'avversaria piuttosto impegnativa oggi per Rieti. Sì, un'avversaria impegnativa, comunque un campionato chiaramente che andremo giornata dopo giornata pian piano a scoprire, un campionato che si preannuncia forse un pizzico più difficile di quello dello scorso anno, più equilibrato, con Rieti delusa, dobbiamo dirlo, della partecipazione a questa B2. Convinta di poterla disputare al meglio, ma delusa per le vicende estive in cui la federazione, credo, ha operato o non operato, ha scelto di non operare delle scelte che hanno certamente penalizzato la possibilità concreta di ripescaggio di Rieti. È stata ripescata Piacenza, è stata ripescata, chiaramente ne aveva ampiamente diritto, forse l'unica, Latina dalla scorsa stagione. Rieti rimane in B2, la speranza della Silver si è andata così a vanificare proprio negli ultimi giorni con il presidente Cattani, che ha provato anche a far interrompere i campionati in qualche modo qualora il ricorso di Matera verso Forlì fosse andato in porto. Rieti avrebbe avuto qualche chance di ripescaggio. Così non è stato, quindi ai nastri di partenza di questa B2, di fatto Serie B, girone C. Un girone C tutto da giocare, con Rieti che parte comunque, immaginiamo, visto il roster di cui dispone, con un ruolo chiaramente da protagonista in questo campionato. Sì, sta per cominciare, i cinque uomini scelti da Luciano Nunzi sono Stanic, Benedusi, Iannone, Rosignoli e Spizzichini. Invece per quanto riguarda l'allenatore Valli, ha deciso di mandare subito uno starting five, Casagrande, Ierantoni, Battisti, poi Pasquinelli e Maddaloni. Attacca proprio subito Senigallia, maglia rossa, c'è cioè il tentativo da sotto del play Casagrande che però non va a buon fine, poi la palla è recuperata comunque da un giocatore, toccato da un giocatore di Rieti, e quindi la rimessa sarà per la formazione di Senigallia. Si incarica della rimessa Pasquinelli. Poi sfugge il pallone, probabilmente c'è un'infrazione di passi, doppio, forse c'era un po' di tutto, infatti gli arbitri fischiano Forse c'erano sull'azione. un paio di infrazioni di passi e doppio, come hai detto tu. Hanno atteso l'ultima, forse la terza, prima di fischiare. Gli arbitri, non so se li hai già Sì, detti, arbitri romani, una donna. Maddaloni quindi ha commesso infrazione di passi e subito Rieti che viene avanti, ma c'è subito una difesa aggressiva. Una, due, tre mi sembra. Rosignoli da sotto sbaglia, Spizzichini a rimbalzo non lo prende, Casagrande a rimbalzo, poi il taglio, ma ruba palla Stanic, la palla per Spizzichini, la contatta Pierantoni che la manda fuori, rimessa per la formazione Amaranto Celeste. Quelli che sentite sono una parte del pubblico, una parte degli cioè sono i vecchi appassionati. Spizzichini va a segnare sotto canestro,
che hanno avuto qualche chiarimento con la società, con il presidente, ma oggi sono regolarmente schierati, nonostante Juve-Roma, sono regolarmente schierati in tribuna a cantare, quindi questo fa presupporre che poi le altre partite siano un po' migliori. 2-0 per Rieti. Ma sì, sfortunata Rieti in questo esordio con la partita di calcio di cartello proprio in contemporanea a quella casalinga della NPC. Nel frattempo fallo in attacco, mi sembra, di Spizzichini, autore del primo canestro stagionale per i colori di Rieti. Rieti che, Roberto, dobbiamo dirlo, lo dico con soddisfazione, poi magari ci sbaglieremo, ma finalmente un play di ruolo. Nicola Stanic è lì in cabina di regia. Si è cominciato proprio da lui nella costruzione della squadra di quest'anno, che ha perso qualche pezzo importante indubbiamente, però ha acquisito certamente Stanic, Spizzichini, Rosignoli, gente di categoria anche superiore. Pasquinelli ha realizzato da tre da solo e quindi ha approfittato di trovarsi totalmente da solo. Stanic in entrata, cambia mano, entra e segna, due punti anche per Nicola Stanic, 4-3. Indubbiamente il play è un ruolo fondamentale nella pallacanestro e avere un play di ruolo vero come lui significa un grande vantaggio. Iannone, che parte comunque il quintetto base, un giocatore di esperienza anche in categorie superiori. Attenzione ora al contropiede, Casagrande che va fino in fondo, però sbaglia, buona la marcatura di Spizzichini. Iannone ora invece, nonostante giovane anche lui con la sua esperienza, prende il fallo commesso da Pasquinelli, primo fallo per Pasquinelli, e quindi ci sarà rimessa per Rieti. Siamo sul 4-3 con pronto Giampaoli, eventualmente Granato, e poi c'è vice capitano anche Feliciangeli a entrare dalla panchina, ma insomma avere due bocche da fuoco come Granato e Giampaoli in panchina è un bel lusso in questa categoria. Ma assolutamente, assolutamente sì, io credo che, anzi, Andrea Giampaoli quest'anno, diciamo, con minori compiti di regia potrà giocare in maniera molto molto più libera e disputare un grande campionato. Non che l'anno scorso abbia giocato male, anzi, giocatore di grandissimo talento, come abbiamo sempre sottolineato, che però poi in cabina di regia, nelle partite che contano, che hanno contato, magari si è un po' andato a smarrire. Però Giampaoli, grande talento, importante, importante quest'anno il suo ruolo, che credo lo vedremo spesso in campo a fianco dello stesso Nicolas Stanic, perché i due possono tranquillamente completarsi. Sì, anche Iannone è un giocatore che si conosce, però per noi è un po' tutto da scoprire. Due di ruolo, ma in grado anche di portare palla se serve, comunque entrando da titolare poi dà anche minutaggi e momenti di respiro alla squadra, anche per i vari Granato e lo stesso Giampaoli, ma soprattutto c'è Benedusi che non dovrà più fare i 40 minuti o quasi. Stavamo scordando, Roberto, proprio Benedusi, hai fatto bene a metterlo adesso in questa analisi che stai facendo, perché per me, ma credo anche per te, lo abbiamo detto tante volte lo scorso anno, rimane uno dei collanti più importanti di questa squadra, ma forse di qualunque squadra, giocatore che ha qualcosa in più come intelligenza cestistica. Iannone prova da tre e sbaglia, il rimbalzo di Maddaloni, e viene avanti ora Senigalli, attenzione al tiro da tre, lo trova tutto solo Pierantoni, fiera la tripla, 6 punti per Senigallia, tutti con dei tiri da lunga distanza. Sì, tutti da fuori Senigallia, due triple, ed ora Rieti che prova con lo stesso Benedetti ora a impattare, riesce, partita che stenta un po' a decollare come ritmi, chiaramente siamo a inizio stagione, ci sono tutti i carichi di lavoro di un'estate intera, sono al lavoro da poco dopo per agosto, credo un po' tutte le squadre,
Chiaramente prima di sciogliersi ci vorrà un pochino di tempo, però insomma Rieti nelle amichevoli ha dimostrato comunque di esserci, nelle amichevoli di precampionato, andandosi ad imporre nei tornei ai quali ha partecipato. Ancora prova d'entrata, ora però la prova perché ha preferito non commettere il fallo. Beneducci ha realizzato Maddaloni. 8-6, è avanti Senigallia per il momento. Beneducci cerca Spizzichini ma non lo trova, ora Rosignoli, poi fuori per Spizzichini che va subito al tiro ma sbaglia, rimbalzo di Pierantoni, poi il tiro da tre, ancora una tripla, Casa Grande questa volta, sono credo tre già le triple trovate dalla formazione di Senigallia che grazie a questi tiri da lunga distanza è in vantaggio di 5 punti. 3 ora su 5 dalla lunga distanza per Senigallia, ma sbaglia Iannone, poi il contropiede realizza Maddaloni ed è 13-6, però hai ragione tu, è molto contratta l'NPC, gioca male, parte male questa partita, non gioca sciolta, non riesce a fare il proprio gioco. Sì, soprattutto mi sembra che insomma manchi un po' il marchio di fabbrica di Luciano Nunzi ancora in questa squadra, che è quella di operare una difesa un po' asfissiante, in grado poi di consentire alla squadra di recuperare palle, di dar fastidio agli attacchi avversari. Io credo che insomma c'è ancora parecchio da lavorare, è chiaro, sono andati via alcuni uomini fondamentali che già sapevano ben interpretare il gioco di Luciano Nunzi, vedremo se quest'anno modificherà qualcosa con il roster che ha a disposizione, però è chiaro che per il momento in questi primi minuti ancora non si è vista quell'aggressività tipica della NPC dello scorso anno. Ma anche in difesa, adesso c'è stata una buona circolazione di palla da parte di Senigallia, però insomma essere bucati per ben tre volte con dei tiri da tre con gli uomini soli, infatti non si è chiamato time out, forse anche per questo siamo quasi a metà del primo quarto e già sotto di 7, insomma anche in difesa ancora non funziona tutto a perfezione. Eh sì, tanti punti presi, perché 5 minuti prendere 13 punti non è da Rieti, però da vedere, insomma questa è una Rieti diversa da quella dello scorso anno, vediamo. Stanic da 3 va a sbagliare sul rimbalzo, forse c'è il fallo di Casagrande. Sembra che ci siano difficoltà a trovare tiro da 3 e questa è un'evidenza, ma anche sotto fallo di Pierantoni, intanto fallo di Pierantoni, che anche sotto Rieti è piuttosto chiusa e Spizzichini non riesce a dare una certa continuità, Rosignoli è spesso raddoppiato, dovrebbero essere dei lunghi di lusso ma ancora non si esprimono. Sì, ancora non si stanno esprimendo al meglio, hanno fatto vedere tutti e due qualcosa, ma ecco ora il canestro sul rimbalzo offensivo di Rosignoli, per lui si tratta dei primi due punti, porta Rieti a meno 5, ma Rieti che comunque ora sotto di 5 e deve recuperare secondo me un po' di smalto. Perché ancora un tiro da 3, ancora un canestro da 3, Maddaloni questa volta al sesto punto, però insomma non si riesce a contenere questi tiri a lunga distanza. Eh sì, Rieti non sta difendendo bene, questo è fuori di dubbio, sta concedendo qualcosa a una Senigallia che peraltro poi non sbaglia nulla, quindi buon per Senigallia, sta meritando ampiamente questo vantaggio. Ora ci pensa Stanic a provare a tenere a galla Rieti, che rimane lì ancora con 5 punti da recuperare. Ma già nel Memorial NPC contro Pescara Rieti aveva un po' sofferto questo tipo di squadre, e tant'è vero che lo stesso Nunzi insomma aveva dichiarato proprio sarà una partita molto simile, perché è una squadra simile. Primo fallo di Rosignoli nel frattempo, Senigallia simile a Pescara, e infatti Rieti sta avendo le sue belle difficoltà a trovare anche regolarità di azione in attacco, però è presto perché siamo su 10-15, ma due tiratori in panchina potrebbero spaccare un po' la difesa avversaria, lo aspetterà.
Ma io credo che voglia, come dire, verificare un attimino se il quintetto che ha messo in campo può ancora reggere botta. Indubbiamente tanti spazi lasciati, ora anche un secondo tiro su uno dei rari errori di Senigallia. Certo c'è da fare una miglior guardia sotto canestro, ma mi sembra anche da concedere qualche centimetro in meno ai tiratori di Senigallia. Questo è un po' il problema importante in questa fase del gioco. Ora anche Stanic non riesce ad allungare il braccio, quindi effettua un tiro goffo senza risultato. Sempre 10-15, ancora in attacco Senigallia, lo scarico sotto canestro per Casagrande che va al tiro, prende addirittura l'imbalzo offensivo, riesce a tirare alla fine in mezzo a un nuvolo di braccia a realizzare il quinto punto personale ed è 10-17. Stanic non è fluido il gioco di Rieti ancora. Questo primo quarto non è riuscito a esprimersi. Benedusi per Rosignoli, che è spesso chiuso, ora tenta un tiro piuttosto brutto, poi a tabellone, alla fine in tapin riesce a metterla dentro in maniera fortunosa, ma non è un'azione da pallacanestro. No, molto fortunato questo canestro, diciamo discreto il primo movimento di avvicinamento, seppur ancora abbastanza lento. Lo stiamo scoprendo in queste prime fasi, Rosignoli è comunque un giocatore di stazza. Ancora Pasquinelli, la seconda tripla personale, sesto punto per lui, ma è micidiale, non solo le percentuali da tre, ma sono altissime per Senigallia. Le percentuali sono 4 su 6 da 3 per Senigallia e 4 su 8 da 2, quindi sicuramente ottime percentuali, migliore di quelle di Rietica, 0 su 3 da 3 e 6 su 11 da 2. Ha realizzato Spizzichini nel frattempo, ma sono già pronti ad entrare in campo Giampaoli e Felice Angeli. Vediamo un po' al posto di chi entreranno in campo. Rieti ora si trova a meno 6, 1.40 da giocare al primo quarto. Esce Iannone e Rosignoli, dentro Giampaoli e Felice Angeli. Se ora due lunghi atipici, se vogliamo, no? Due lunghi capaci anche di colpire dall'arco. Ha tolto il 5 di ruolo, ha tolto il 5 di ruolo per togliere i punti di riferimento. Esatto, e ha tolto Iannone che finora non è stato, voglio dire, in questi primi minuti non si è rivelato all'altezza della sua fama di tiratore. Che canestro, che inizio di partita per Pasquinelli. Terza tripla per lui, incredibile. 3 su 4 per lui, ma insomma, attenzione perché Senigallia non sbaglia un tiro. Ora Benedusi, vediamo, stanno per decidere. Benedusi viene richiamato dall'allenatore, dall'arbitro. Il passaggio era sbagliato, però sembrava che qualcuno l'avesse toccata. Secondo gli arbitri non è così, Benedusi ha contestato, ha replicato un po', ma poi alla fine rimane rimessa di Senigallia, rimane una ulteriore azione non giocata proprio bene e siamo 14-23. 1-16 al termine del difficile primo quarto. Pensare che potesse sbagliare così come è successo il passaggio, c'era sicuramente una botta che ha subito la mano e che chiaramente ha fatto sì che il passaggio andasse sul fondo, perché il giocatore, Benedusi era vicino a Giampaoli che poteva ricevere facilmente il passaggio. Ora sbaglia Senigallia, c'è il rimbalzo di Felice Angeli, poi Stanic si ferma, Spizzichini prova l'uno contro uno, prova a battere il diretto avversario. È molto agile la sua azione, ora Spizzichini realizza, forse in questa maniera in velocità potrebbero andare in difficoltà i lunghi di Senigallia. Ora ancora un intercetto da parte di Felice Angeli che però termina fuori, 14 secondi a disposizione per Senigallia. Ancora al tiro, Pasquinelli però sbaglia, Stanic prova il contropiede ma sono di più giocatori di Senigallia, fallo di Casagrande, primo fallo per lui. Ora entrambe le squadre sono in bonus, mancano solo 30 secondi però, quindi non so quanto verranno
sfruttate. Sì, c'è da sperare che Rieti almeno provi a limitare i danni in questi ultimi 30 secondi del primo quarto, che certamente non è stato un buon inizio di campionato, però vabbè, il campionato sarà lungo e la partita ancora è ancora lunghissima. L'errore di Felice Angeli, il tentativo di recupero di Spizzichini, però palla, piede che tocca la riga laterale, quindi rimessa per Senigallia. In campo Giampieri e Scrima per Senigallia. Porta palla addirittura ora Maddaloni, non so quanto sia lui, il primo play. In realtà proprio lui a portare palla, lo fa anche bene. Palla per Scrima, che però tocca la riga di fondo e quindi termina fuori, ma termina anche il primo quarto 16 a 23 per Senigallia. Tutti in campo per il secondo quarto. Senigallia ha cominciato decisamente meglio, non so se a sorpresa o no, però considerando che Rieti è stata costruita per vincere il campionato, un po' è una sorpresa in una prima partita in casa, anche se lo scorso anno Senigallia fece comunque soffrire Rieti. Ora Felice Angeli si gira, va al tiro dopo essersi girato, questa è la sua mattonella, trova i due punti personali. Felice Angeli, che ha dato più equilibrio sicuramente alla propria squadra da quando è entrato in campo. Senigallia ora Scrima addirittura in posizione di post basso, questa è un'azione strana perché dovrebbe essere un play, un piccolo sicuro, recupera ancora palla prima Senigallia, poi Rieti, poi palla 2 con Benedusi che si è buttato a terra cercando di conquistarla, ma la freccia dice Senigallia, quindi la rimessa sarà per la squadra in maglia rossa. Questa assoluta sciocchezza inventata tanti anni fa nel basket è mantenuta, è mantenuta, voglio dire, nessuno che ha pensato più a cambiarla, quanto era più simpatico vedere la contesa, no? Combattuta, cioè. Assolutamente, palla 2 si va su, chi la prende è più bravo, cioè così una freccia, una volta la manda da una parte, una volta dall'altra. Anzi, devo dire che era un momento, non voglio dire di spettacolo, però quando c'erano gli americani e c'erano dei saltatori straordinari, erano anche dei momenti, diciamo così, degli avvenimenti all'interno della partita. Rimessa a Rieti effettuata, Stanic che accelera, va fino in fondo, sbaglia ma aveva commesso fallo su di lui Scrima. Quando accelera Stanic in effetti è in grado di cambiare passo a questa partita, a questa squadra, però insomma forse è presto, che 4/5 del quintetto sono nuovi. Sì. Alcuni giocatori sono proprio nuovi, quindi tutta l'amalgama squadra è da rifare. Sì, c'è da ricostruire tanto nel gruppo, che proprio come gruppo lo scorso anno si è espresso davvero molto bene. È stato il valore aggiunto l'essere una squadra per la NPC lo scorso anno. Poi Latina alla fine si è dimostrata probabilmente formazione più completa e ha certamente meritato di andare su, anche se in pochi poi avrebbero pensato che Latina sarebbe salita soltanto con il ripescaggio, quando aveva dimostrato anche in Coppa Italia di essere probabilmente la formazione più completa di tutta la B2, di tutte e quattro i gironi di B2. Direi che il suggerimento prima dato, ovviamente Nunzi non l'ha ascoltato ma l'ha messo in pratica, di mettere tutti i tiratori dentro. Ora Iannone in entrata non trova il canestro, secondo lui c'era anche fallo, quindi ci sono in campo contemporaneamente Iannone, Granato
e Giampaoli, fallo però di Feliciangeli. Sono usciti Benedusi e Stanic. ...19-23 ancora avanti Senigalli, anche se Rieti sta provando a rosicchiare qualcosa, a 4 punti ovviamente non sono nulla, però ci sono quei 9 punti di Pasquinelli che per il momento hanno un po' spaccato la partita in due a vantaggio chiaro di Senigallia. Vediamo un po' quanto riuscirà anche a tenere questi ritmi e questa continuità di soluzioni Senigallia. Infatti comincia un po' a sbagliare da tre con Giampieri, ma recupera comunque palla Senigallia. Ora c'è un fallo di Granato e dentro in campo anche Rizziero Ponziani al posto di Spizzichini. Sa se sì, sono un po' in debito d'ossigeno alcuni, vista la preparazione. Sì, onestamente, al di là della cattiva marcatura sugli esterni, anche lì sotto canestro Rieti qualche lacuna finora l'ha palesata, nel senso che quando ha sbagliato Senigallia raramente, spesso ha avuto l'opportunità di recuperar palla proprio per lo scarso presidio sotto canestro finora dimostrato dai lunghi di Rieti. Sono scaduti 24 secondi nel frattempo e quindi Rieti potrà riconquistare palla. Viene avanti Giampaoli per Granato, poi Feliciangeli. C'è il fallo commesso da Casagrande su Feliciangeli. Casagrande, secondo fallo. Rimessa Rieti con Giampaoli. Andrea Giampaoli, ma c'è un cambio. Entra Catalani in campo per la formazione di Senigallia. Sta uscendo Casagrande. Granato ora suo primo tiro non preciso, peraltro da due. Recupera palla la squadra, la formazione ospite, che se ne va ancora in attacco con ancora tanta libertà al tiro. Ora c'è l'errore da parte di Pierantoni, però è ancora un po' di libertà concessa ai tiratori ospiti. Dall'altra parte ci prova ancora Granato, niente ferro nemmeno per lui, e quindi continua Rieti un po' in questo gioco un po' a sprazzi, momenti discreti, chiaramente tante momenti in cui non riesce praticamente nulla. Al tiro da tre, attenzione, ancora. Sì. Si alternano un po', questa volta è Giampieri che segna tre per la prima volta proprio tabellino, ma veramente vanno avanti a multipli di tre i giocatori di Senigallia. E questo vuol dire che comunque mantengono il vantaggio. Rieti non riesce a trovare le triple. Ora Giampaoli prova da due, ma non ci riesce a realizzare. Quindi viene avanti Scrima con velocità, probabilmente anche con un doppio palleggio, ma secondo gli arbitri non c'era nulla. E quindi ancora Giampieri, vediamo, a terra, fallo su di lui, Ponziani. Ponziani, primo fallo. 26-19, palla in mano per Senigallia in attacco con 14 secondi ancora a disposizione. Insomma, Rieti veramente sta stentando oltre quello che era lecito attendersi in un inizio di campionato in cui chiaramente incide molto anche la preparazione, chiaramente mirata anche ad arrivare alla fine. Però ancora un tiro sbagliato e ancora un recupero
da parte di Senigallia con la correzione di Pierantoni. Ma quanti secondi tiri, quanti rimbalzi offensivi? Almeno 4 o 5 situazioni che Riedi avrebbe potuto e dovuto evitare. Iannone che non riesce a trovare proprio spazio stasera nemmeno per effettuarlo un tiro, ne ha scagliati, questo è il terzo, 0 su 3 per lui. Prova a difendere ora Rieti, però si muove molto bene, ancora una buonissima circolazione di palla, ancora un tiro da 3, questa volta lo infila ancora Catalani, cioè pure lui multiple da 3, non aveva mai segnato, 19-31, io penso che sia un inizio incubo per Nunzi contro Senigallia, non so che campionato farà Senigallia, però è un inizio incubo per la NPC, assolutamente una squadra che ancora non riesce a esprimersi per il potenziale che dovrebbe avere. Sì, potenziale ne ha, però finora inespresso certamente. E mi sembra di poter dire che, insomma, continuare a dire, anzi, perché lo stiamo già dicendo un po' dall'inizio, che Riedi è un po' sulle gambe in fase difensiva, difende malissimo sui tiratori avversari, ha concesso davvero tanti tiri, tante seconde opportunità in caso di tiro sbagliato, però insomma stiamo con percentuali del 53% da 3, 7 su 13 complessivo, davvero elevate. Con Riedi che è 0 su 5, quindi non è riuscita in nessun modo a restituire un canestro dall'arco, nonostante non si abbia alternato Giampaoli, Granato, lo stesso Stanic e comunque anche in Spizzichini e in Pelicangeli ha l'opportunità di avere dei tiratori da te, oltre che anche lo stesso Benedusi. Però mi sembra che le azioni per cercare i tiri da tre, eccone una finalmente, Giampaoli, infatti infila la tripla, ma non si riuscivano a trovare le azioni da tre. Giampaoli ora infila la propria bomba, buon per Rieti, 22-31, però proprio è macchinoso finora il gioco di Rieti, invece ancora solo, poi sbaglia, rimbalzo di Ponziani, sbaglia Senigallia. Viene avanti di nuovo Rieti con Giampaoli, però questa fluidità anche nel cercare le azioni con delle soluzioni da fuori, complice anche una difesa ottima da parte di Senigallia, per carità. Felice Angeli ora prova addirittura lui, rimbalzo è di Scrima, ma ora c'è anche una rimessa per la formazione maglia rossa. Quindi ci si mettono un po' tutte, mi sembra che ci si mettano un po' tutte, però Scrima che porta avanti la palla in tutta tranquillità. Ecco, ora Granato mette un po' di pressione, vediamo, ma addirittura riprova da tre, questa volta sbaglia Giampieri, ma si era ritrovato solo, svetto Giampaoli a recuperare palla, poi Feliciangelo in entrata, scarica per Ponziani, che da solo sotto canestro la mette dentro, bravissimo Felice Angeli. Ci poteva stare anche il fallo. Ci poteva stare anche il fallo. Avanti ancora Senigallia, prova al tiro da tre, Scrima che realizza. Un tentativo messo a segno da Senigallia contro uno solo da Rieti. Ora se andiamo a vedere, alla fine la differenza è un po' tutta lì, perché sono 8 punti di differenza con 7 triple di differenza, insomma. Iannone, prova lui, niente da fare, non riesce assolutamente a trovare il canestro. Poi ancora Scrima, avanti. Un momento di confusione della partita, c'è l'intercetto da parte di Iannone, l'ultimo a toccare palla è un giocatore di Senigallia. Cambi per Senigallia, rientrano in campo numero 11 Battisti, rientra anche Casagrande, esce sicuramente Giampieri.
credo Maddaloni, no, Maddaloni è in campo. Fermo, ancora un cambio, la fase spezzettata della gara, esce il Granato, rientra in campo Benedusi, ma perché? Perché Granato non è riuscito a trovare gli spazi per tirare da tre. Non so se è colpa sua, però a mio avviso c'è poca fluidità in attacco, cattiva circolazione di palla ancora. Il tiratore deve anche essere servito. Vedo un gioco abbastanza ancora statico da parte di Redi in attacco e anche in difesa, tutto sommato, non con quel dinamismo che conosciamo proprio delle squadre di Nunzi. Ora Felice Angeli riceve in posizione di post basso, si gira, va a canestro ed è bravissimo, con un movimento anche semplice per lui, però a farlo è importante. Mi sembra un buon impatto di gara del più esperto giocatore di Arieti, che non doveva neanche esserci, invece Felice Angeli è prezioso in questa fase. Sì, tra i migliori in campo sicuramente in questa prima frazione del gioco, lui che aveva appeso le scarpette al chiodo durante l'estate, poi in qualche modo a tornare sui propri passi. Bravissimo Ponziani ora a trovare questo canestro, ed è il secondo canestro che trova in questa fase Rizziano Ponziani, e Rieti recupera quel gap che mi sembra era di 9 o di 11 punti. Anche 11 punti, sì. Ora è soltanto a meno 4. 12 punti, 31 a 19, ricordo esattamente. Per cui adesso è un parziale di 9 a 1. Anche il pubblico, se non è fortissimo, sostiene questo recupero di Rieti, che è venuto un po' per volontà di Picchio Felice Angeli, senza ombra di dubbio, no? Sì, assolutamente. 28-32, ora 4 punti non sono nulla, probabilmente era sempre in partita Rieti, però giocando piuttosto male nel primo quarto, adesso un po' calata anche Senigallia, vediamo un po' come si chiuderà tra 2 minuti e 20 il secondo quarto. Sì, Rieti negli ultimi minuti, qualcosina meglio, merito come hai sottolineato tu di Picchio Felice Angeli, che chiaramente dall'alto della sua esperienza sta cercando un po' di dare in là a una chiaramente possibile rimonta da parte della formazione di casa. Buonissima azione dopo il pressing un po' a tutto campo di Rieti, e bravo Casagrande ad incunearsi tra la difesa avversaria a realizzare. È rientrato in campo anche Stanic nel frattempo. Stanic che ha avuto parecchio riposo, ora Benedusi è solo da tre, sbaglia Ponziani al rimbalzo, poi sbaglia, peccato, aveva preso un ottimo un po' di fretta per Rizziano Ponziani, aveva preso un ottimo rimbalzo offensivo. Dalla parte opposta invece la mette dentro Pier Antonio, ottavo punto per lui. Torno a chiederti le percentuali, no, da tre. Nona tripla, se non vado errato, vado a memoria, per la formazione ospite, che 7 su 15. Felice Angeli da sotto, ancora ci mette una pezza. Picchio Felice Angeli. È 7 su 15 per la formazione ospite, la media da 3. Micidiale, 21 punti realizzati. Sui 37 totali, 21 punti sono venuti dalle triple. Insomma, niente male per Senigalli, direi di sì. Fallo di Iannone ora sul tiro di Maddaloni, quindi ci saranno tiri liberi probabilmente, anche perché Rieti è anche in bonus. 30-37 il punteggio e poi un minuto ancora da giocare prima del riposo. E però stenta Rieti, perché insomma ancora 7 punti da recuperare, 2 tiri liberi per Maddaloni, poi va a sbagliare il primo, ma insomma lo sforzo fatto ha riportato Rieti almeno 4, ma insomma
Senigallia rischia di andare all'intervallo lungo con un bel vantaggio. Ancora canestro e ancora punto, 30-38 ora. Stanic, Beneducci, ma difende bene, Rieti non si muove molto, ha difficoltà nella circolazione di palla. Raddoppio su Stanic, non riesce a passare. Poi buon per Rieti che tocca la riga, o meglio esce con il piede dal campo il numero 5 Pierantoni, e quindi ci sarà rimessa dal fondo per la formazione di Rieti. 42 secondi prima del riposo. Però secondo me deve ancora crescere molto Rieti. Sì, direi di sì, come presenza in campo, come sicurezze, mi sembra che finora non si è visto granché in questi primi 19 minuti e qualcosa di gioco di questa prima partita di campionato. Fallo ora commesso da Pierantoni, secondo fallo su Picchio Feliciangeli. La nota positiva è che magari è buono l'impatto di Rizziero Pozziani, che ha consentito sia a Spizzichini che a Rosignoli di non gravarsi di falli e di non spendere troppe energie che potrebbero tornare utili nel terzo e nell'ultimo quarto. Quindi sicuramente stanno andando meglio la coppia di panchina, cioè Feliciangeli Pozziani, che i due titolari. Ora Stanic, Iannone in entrata, scarica per Beneducci. Beneducci fuori per Stanic da tre, Ferro, poi Pozziani non riesce a prendere il pallone. Il recupero è per Senigallia, 17 secondi a disposizione per questa azione e poi si va a riposo. La tiene, addormenta il tempo e tiene ancora palla. Senigallia fuori per Maddaloni, che ora riceve. Maddaloni, c'è il pick and roll, il tiro allo scadere, sbaglia e termina così con il tentativo della disperazione. Rieti che comunque chiude in svantaggio di 8 punti, 30 a Rieti, 38 Senigallia. Svantaggio di 8 punti e deve recuperare. Allora scende in campo con Stanic, Beneducci, Spizzichini, Rosignoli e Iannone, cioè i 5 uomini che avevano cominciato la gara. Risponde la squadra di Valli, anch'essa con il quintetto titolare, e cioè con Casagrande, con Pierantoni, poi Battisti, Pasquinelli e Maddaloni. Abbiamo detto che forte dei tiri da tre, Senigallia ha giocato un ottimo primo tempo e si è trovata in vantaggio anche di due, poi Rieti si era riavvicinata fino al meno 4, ma ora sono di nuovo 8 i punti di differenza tra le due squadre. La rimessa per la formazione di casa parte subito con Stanic, Beneducci. Sì, Rieti credo che debba, ne ha spazio, debba crescere un po' in tutti gli effettivi, se vogliamo un po' il solo Feliciangeli un po' ha dato secondo quelle che sono le aspettative. Pozziani, che è andato certamente al di là delle attese, però per il resto mi sembra che tutti quanti debbano e possano dover crescere nell'arco di questa gara. Sì, ora una serie di azioni
offensivi e niente da fare. Arrivato però il terzo fallo di Casagrande, questo è un segnale, il terzo fallo di Casagrande. Situazione falli molto fluida, perché Rievi ha 8 falli totali, ma chi è entrato in campo ha un massimo un fallo, escluso Giampaoli, ferma a quota 0, dall'altra parte soltanto Casagrande con 3, Pierantoni con 2, così come Pasquinelli, e un fallo per Scrima. Ha realizzato il primo, Pizzichini ha sbagliato il secondo, poi palla recuperata ancora da Senigallia che apre subito a campo aperto. Riesce a recuperare Rieti in difesa, ma se la prende ora con calma e con un'azione impostata la formazione ospite. 31-38. Casagrande prova ad entrare, poi scarica fuori. C'è Maddaloni che prova da 3 e sbaglia. Il rimbalzo è di Rosignoli. Viene avanti Beneducci, Stanic, Iannone. Ora Spizzichini scarica fuori per Beneducci che non tira da 3. E lì doveva solo fare una cosa, tirare. Sì, tirare, è andato a trovare la riga dei 3 punti solo per fare una finta, ha messo il piede sulla riga laterale, viceversa. Niente, 38-31, Rieti che è entrata in campo, mi sembra, almeno finora, con lo stesso ritmo che ha palesato nei primi 20 minuti. Sì, forse in difesa sta facendo qualcosa in più e è un pochino più attenta. Attenzione al bomber di serata, che è appunto Pasquinelli con 9 punti. Ora però c'è stato un fallo in difesa fischiato a Spizzichini, secondo fallo per Spizzichini. Ci sarà solo rimessa per Senigallia, però palla comunque in attacco ancora per la squadra in maglia rossa. Pasquinelli, palla fuori per Casagrande, poi Battisti, ancora Pasquinelli, ora Casagrande apre per il tiro da 3 anomalo del lungo Pierantoni, ma che è un lungo che ha un'ottima mano da 3 e infila ancora la tripla del più 10. 3 su 5 per lui, tra l'altro, è uno di quelli che ha anche effettuato più tentativi in assoluto. Ora ci prova Beneducci da 3, ferro, e viene un po' anche lasciato tirare Beneducci in questo caso. Ora recupera una buona palla, Beneducci accelera Stanic che poi offre la palla sotto a Spizzichini, c'è il fallo su Spizzichini, realizza 2 punti in più, c'è il fallo del numero 11 Battisti. Primo fallo per Battisti, tiro libero aggiuntivo sul 33-41. Buon per Rieti, buon per Rieti, però indubbiamente c'era un contatto tra Pasquinelli e Stanic non sanzionato lì proprio al centro dell'area colpitturata prima del servizio per Spizzichini, che poi ha realizzato e ottenuto anche il fallo che lo manda in lunetta per il tiro libero aggiuntivo. Sì, tiro libero aggiuntivo che al momento, con i 2 punti realizzati da Spizzichini, Rieti è andata sul meno 8, potrebbe andare a meno 7 se realizza anche questo. Spizzichini che pian pianino sta entrando in partita, Rosignoli che ci sta provando, ma ecco ora questo buon rimbalzo offensivo da parte di Rosignoli e poi la mette dentro. Rosignoli che è al suo 6° punto, 9 ne ha realizzati Spizzichini, quindi stanno un po' crescendo i lunghi, questo è un po' il tema di questo secondo tempo. Sì, stanno crescendo, insomma, chiaramente è importante che avvenga. Sbaglia ora Senigallia, viene Ducci in contropiede, va fino in fondo, si mette in un angolo, poi Iannone, poi Spizzichini, finta al tiro, poi l'effetto d'altezza del tiro libero in elevazione, ma sbaglia. Viene avanti Senigallia, Maddaloni fino in fondo, il cost to cost in entrata, Maddaloni realizza il 9° punto ed è veramente un buonissimo giocatore Maddaloni. 35-43, ancora avanti Senigallia. Beneducci,
carica per Stanic. Stanic in entrata, Stanic subisce il fallo, lo commette ancora una volta Battisti, eppure Senigallia non ha il Rosignoli di turno, lo Stanic di turno, gli Annoni di turno che hanno militato anche in campionati superiori, però sta mettendo in seria difficoltà Rieti. Sì, ma Pierantoni ha fatto, Pierantoni, Pasquinelli, Maddaloni, insomma probabilmente anche sopra le righe stanno giocando con medie realizzative importanti, con fiducia in campo, e chiaramente Rieti ne sta pagando le conseguenze, ma è chiaro, credo sia figlia anche del fatto che Rieti ha messo un po' poca attenzione in fase difensiva, ora le cose migliorano. Sì. Il pressing di tutto campo, ruba ancora palla, due palle rubate da Benedusi, poi Spizzichini sbaglia, ancora Benedusi che lotta, doveva segnare ora Spizzichini. Eh sì, sono canestri da fare quelli, anche perché danno morale, riportavano Rieti solo di 2 punti sotto, invece ancora meno 6. Nono punto di Casagrande, ma che carattere Benedusi, due palle, tre palle rubate. Benedusi sappiamo tutti che è un po' l'anima di Stanic, delle squadre in cui gioca. 2 punti per Stanic ora, 45 a 41 per Senigallia. Ora attacca Senigallia ma con una difesa molto più aggressiva da parte di Rieti, d'altronde ora sono solo 4 i punti di differenza. Ha alzato molto l'intensità Benedusi per primo, 2 secondi al termine, deve tirare Battisti e sbaglia. Il rimbalzo è di Spizzichini, la palla è per Stanic, ora Rieti viene avanti con Stanic che però la gestisce con attenzione, con calma. Spizzichini, Stanic, Stanic prova l'entrata, poi effettua il tiro, forse questa è un po' una forzatura. Casagrande, attenzione, il contropiede, ha già fatto un colpo corto ma c'è lo sfondamento. Ancora un grande Benedusi ancora, a subire. Ancora Benedusi con esperienza a prendersi il fallo, a recuperare palla. Rieti che sta ora sì difendendo come da dettami del proprio coach. Ora sta certamente esprimendo il basket che conosciamo essere proprio delle squadre di Luciano Nunzi. Allora ora è 41-45. Ovviamente Valli deve chiedere time out, infatti ferma il gioco e vediamo che con i suoi non è contentissimo. Ovviamente Nunzi deve mantenere alta la concentrazione dei suoi se l'intensità di Benedusi è questa. Prova per entrare Granato, che potrebbe essere un'arma impropria in questo momento, però Sincerata, è ovvio. Però è una gara ancora tutta da decidere. Probabilmente Senigallia potrebbe avere anche un contraccolpo se Rieti ha una reazione e passa avanti, però non lo sappiamo perché per ora sta tenendo fortissimo. Sì, Senigallia è scesa un pochettino nelle medie realizzative, non è la Senigallia dei primi 20 minuti dall'arco dei 6,75, però sta tenendo ancora a botta. Rieti che sta imprimendo all'incontro ora un ritmo un po' più forsennato, ha alzato l'intensità della propria difesa, qualche frutto lo si sta vedendo, però insomma la rimonta non è certamente ancora completata. La palla ora è per Rosignoli che riceve sul pick and roll di Stanic ed ora c'è ancora la freccia che dice palla in mano al Senigallia, ma la freccia quando si alterna mai? Prima era di Senigallia, poi si ricomincia il tempo, vabbè, perché magari ha preso palla Rieti, adesso perché ci sfugge. Battisti viene avanti. Dopo l'intervallo abbiamo rimesso noi. Ora Granato in campo, marcatura su Pasquinelli che è in palleggio. Maddaloni prova a entrare, la palla è fuori, non c'è il fallo. È uscito nel frattempo Casagrande con 4 falli e arriva il terzo fallo di Spizzichini ora. Spizzichini è il suo terzo fallo. Posizione del PC.
esce Spizzichini ed entra Feliciangeli, così come Valli aveva deciso di risparmiare Casagrande, che aveva promesso il quarto fallo, giocatore molto pericoloso finora. Maddaloni non riesce a tirare, rientrando in campo Catalani, però Maddaloni ora va al tiro, sbaglia, rimbalzo è di Rosignoli, Stanic in palleggio. Rieti può giocare anche con maggior calma per giocare bene. Feliciangeli per Rosignoli, ma i passi di partenza, l'ha beccato in corsa, l'ha preso un po' fuori ritmo, sì, passaggio però, di Feliciangeli, l'aveva visto con l'opportunità di avere un corridoio tutto davanti, giustamente, perché Feliciangeli gli ha dato palla, anche se non si serve in genere in corsa a un lungo, però fallo ora di Feliciangeli. Rieti ovviamente in difesa sta chiudendo molto di più ed è molto più aggressiva, però deve trovare un po' di continuità nelle realizzazioni, perché non ci sono due o tre azioni di fila in cui riesce a segnare Rieti. Eh sì, purtroppo è la verità questa. Catalani prova da tre, sbaglia, un balzo di Rosignoli, ora Benedusi, Rosignoli, Stanic, Feliciangeli, Benedusi finta il passaggio, poi entra, scarica fuori per Granato, poi tocca la palla a un giocatore di Senigallia, a 7 secondi al termine, Stanic deve trovare l'entrata, infatti così è, poi il rimbalzo di Feliciangeli che ha comunque 24 secondi, ma Battisti è bravo, ora fallo antisportivo a Stanic. Fallo antisportivo a Stanic. Secondo fallo. Secondo fallo di Stanic, ma ci sarà tiri liberi, possesso palla per Senigallia. Dalla lunetta, due tiri per lui, realizza il primo, 41-46. Sì, Rieti stava recuperando dal meno 8 dell'intervallo, sembrava che potesse avere le carte in regola per cambiare un po' l'inerzia della partita, come dicevi tu, andare a verificare cosa potesse succedere riuscendo a mettere il naso avanti se Senigallia poteva accusare il colpo. Credo che viceversa poi in attacco le cose hanno ricominciato un po' a balbettare e non si sono andate a trovare quelle soluzioni giuste, e chiaramente adesso Senigallia ha palla in mano, l'opportunità di riscavare ancora quel break che c'era ancora all'intervallo. Piano avanti con il vantaggio di 6 punti ora Senigallia. Pasquinelli per Catalani, ruba palla per Feliciangeli che parte in contropiede, va fino in fondo e la mette dentro direttamente appoggiandola al ferro, non ha rischiato la schiacciata, ha rubato palla, picchio Feliciangeli che dà di nuovo carica al pubblico. 4 su 4 per lui da 2, 0 su 2 da 3, però insomma 40 primavere. Pasquinelli da 3 ancora, Pasquinelli che ancora affossa Rieti al meno 7, non sembra proprio assolutamente mollare Senigallia. No, non molla nulla Senigallia, chiaramente vuole l'impresa, se l'è meritata finora, per carità, perché insomma è stata sempre avanti nel punteggio. Rieti ha sempre giocato una brutta pallacanestro, ora sta meritando. Forse c'era anche il fallo di Benedusi che però non viene fischiato, contrattacco di Rieti, viene avanti Benedusi ma si ferma in un angolo, Feliciangeli non si accorge del passaggio, recupera poi la palla
Rieti, ora palla ora la due, freccia, la dovrebbe freccia dire dovrebbe, Rieti. Dovrebbe essere Rieti la freccia. Stavi dicendo Fabrizio. Sì, ma quanta confusione Roberto, quanta confusione. Davvero Rieti non può chiudere. Io credo che sia ancora con una tripla realizzata, quella di Giampaoli nel secondo quarto. Insomma Rieti li ha i tiratori, credo che a questo punto bisogna che trovi il modo di concretizzare qualche azione dall'arco, perché è arrivato il momento anche di rischiare qualcosa. Mancano 12 minuti alla fine, ci sono 7 punti da recuperare, non un'eternità nel basket. Però Senigallia è lì che ci crede, il punteggio di Rieti è davvero basso, secondo me in attacco qualcosa di meglio bisogna tentare di fare. Sì, 2-0-7 al termine del terzo quarto, quindi si è giocato un bel po', 43 punti e basta, indubbiamente non sono un bel bottino, soprattutto in casa, soprattutto la prima partita. Adesso questa squadra dovrà essere maggiormente rodata, però per come si era costruita e per come doveva essere la squadra che era difficile da battere, mi sembra che per Senigallia per il momento finora ci sono state ottime possibilità di tenere testa alla NPC Rieti. Si sapeva che tra l'altro Senigallia è una squadra ben strutturata, poi non sappiamo magari se tra 10 partite saranno queste due le squadre che porteranno avanti le prime posizioni, ma si parla benissimo di Palestrina piuttosto che di Montegranaro. E quindi una Rieti che ancora, ripeto, non ha fatto vedere nulla di quello che invece dovrebbe essere il proprio potenziale. Si prolungano le discussioni al tavolo, ora la decisione è che si può riprendere il gioco, 43-50. Rosignoli alla rimessa, cerca Feliciangeli, lo trova, palla fuori per Stanic, Granato da 3, sbaglia. Il rimbalzo è di Catalani. Poi Maddaloni, palleggio, blocco di Catalani. Poi Battisti, marcato direttamente, e ancora prova da 3, questa volta sbaglia Pierantoni. Stanic viene avanti. Palla sotto per Rosignoli che si gira bene ma poi perde palla. Ora ancora avanti Senigallia. Catalani da 3, realizza Catalani, quinto punto per lui. Riprende a tirare da 3, a segnare Senigallia che ha realizzato tantissime triple, più 10 di nuovo per la formazione marchigiana. Ora Giampaoli perde palla, gliela ruba Pasquinelli, va in contropiede Catalani che realizza. Ma questa non è Rieti per vincere il campionato, ma secondo me questa è Rieti per far arrabbiare il presidente Cattani, che lo vediamo sotto lì alla tribuna, alla curva Terminillo, abbastanza pensoso. 12 punti cominciano a essere davvero tanti. Granato, arresto e tiro dentro l'area, realizza i primi due punti di Federico Granato che dicono meno 10. Granato, se dovesse prendere fiducia da punti realizzati, potrebbe essere un giocatore importante in questa fase in cui Rieti non trova le soluzioni dalla lunga distanza, mentre Senigallia ne ha trovate tantissime. C'è il fallo di Rosignoli ora su Maddaloni. Rosignoli, secondo fallo. Secondo fallo per Rosignoli che ora esce e rientra in campo Spizzichini. Molto impacciato in tante azioni Rosignoli. Giocatore che è di stazza, ma a me è apparso davvero molto molto lento nei movimenti e spesso anche incapace di girarsi a canestro nonostante anche l'altezza superiore all'avversario. Insomma, ho trovato molto da rivedere nel suo gioco in questa prima gara. Ora Stanic prova ad accelerare, prova anche l'entrata,
arresto e tiro al tabellone che realizza allo scadere del terzo quarto, porta i suoi sul meno 10, comunque Senigallia chiude 57-47. Siamo all'ultimo quarto, Fabrizio, ed è un ultimo quarto molto impegnativo, molto più impegnativo del previsto. Ultimi 10 minuti per riaddrizzare questa gara, 10 minuti con 10 punti da recuperare. Rieti mette in campo contemporaneamente ora sia Stanic che Granato, che lo stesso Giampaoli. Senza triple secondo me non si riesce a migliorarla questa. Ma io credo di sì, insomma, senza triple io credo che diventi davvero difficile, insomma, con una sola tripla messa a segno finora la vedo difficile, perché di contro c'è una squadra che ha costruito proprio sulle triple il vantaggio e la sicurezza con la quale sta tentando di portare a casa il risultato. Sì, si riprende ora di fatto, perché c'era stata una falsa partenza per l'ultimo quarto. Ora questa è buona, Stanic in palleggio, palla per Feliciangeli si gira, va al canestro e realizza. E ben venga questa azione di Feliciangeli, però ci vuole un gioco di squadra, se vanno sull'individualismo è molto rischioso per l'NPC. Sì, però mi sembra che Feliciangeli con i suoi movimenti lì sotto, e non è il primo, lui insomma la via di battere l'avversario diretto l'abbia sempre trovata, e negli altri lunghi e questa situazione, voglio dire, spesso non c'è stata. Ancora polveri bagnate per Granato. Però Granato doveva tirare, deve continuare a tirare, che Rieti comunque ora ha recuperato due punti e a meno 8. Importante non far segnare gli avversari e poi provare di nuovo in attacco. Prova da tre invece e trova il canestro Maddaloni, cioè il contrario di quello che dovrebbe succedere. Realizza da tre Maddaloni, 49-60. È il primo canestro di Maddaloni da tre, 1-6 totale per lui, però. Terzo fallo per Pierantoni. Si dilata il punteggio anziché contrarsi, vista da Rieti. Si fa difficile, Rieti ha sicuramente le risorse, gli uomini, la classe, l'esperienza e il tempo ancora per uscire a recuperare questa partita, ma è chiaro che deve cambiare passo. La vera Rieti forse l'abbiamo vista 3 minuti stasera, almeno la Rieti che uno si aspetterebbe di trovare. Ancora Feliciangeli, 40 anni e mi sembra il migliore dei suoi stasera. Decisamente, meno male che c'è. Ora ci prova ancora, realizza ancora da tre Pierantoni, ma sono percentuali mostruose. Eh sì, però è libero, tira da solo, nessuno che va a dargli fastidio. Ci prova dalla parte opposta Stanic, però Stanic da una parte con 13 punti e Feliciangeli dall'altra, mi sembrano più che altro delle azioni singole. Ora c'è la palla rubata di Stanic e il fallo antisportivo fischiato a Battisti, quindi gli arbitri rendono quello che era successo prima. Stanic ora avrà due tiri liberi e poi ci sarà anche palla in mano a Rieti. Esce ora numero 15 Scrima, non Battisti, che ha commesso il secondo fallo, e quindi niente, alla fine Stanic ha questa possibilità, anche se sono sempre 10 punti di differenza. Thank you.
Palla in mano ora Giampaoli. Pizzichini la butta fuori per Feliciangeli che non riesce a tirare, solo Stanic, prova lui da tre, infila la tripla, Stefan Stanic. C'è spazio, ma è chiaro che Rieti deve difendere, ora si è messa a zona Rieti. Sì, è una zona, prova a rubare palla ora Feliciangeli. Però attacca a canestro, è solo Battisti che prova da tre e sbaglia, rimbalzo di Granato. Granato, Feliciangeli, Spizzichini sotto a tabellone, la palla si arrampica e realizza 58. Forse sarà anche l'inflazione di passi di Spizzichini in avvicinamento a canestro. Ora perde palla la formazione maglia rossa, Valli è giocatore, allenatore di esperienza come era già successo in precedenza, blocca il cronometro e chiede time out per non consentire il rientro di Rieti che ora è a meno 5 con 6 a 49, possiamo dire partita riaperta. Sì, direi partita almeno riaperta, 6 a 49, 5 punti, possesso di palla in mano a Rieti, credo che insomma le possibilità di recuperarla possano esserci, però insomma anche in precedenza era successo di riavvicinarsi abbastanza vicino e a Rieti poi è mancata quell'energia, quella fluidità di gioco in attacco tale da consentire di recuperare l'inerzia di un incontro che, dobbiamo dirlo, insomma, è andato certamente al contrario di quelle che erano un po' le aspettative della vigilia, quantomeno per la formazione Amaranto Celeste che si presentava in assi di partenza di questo campionato con le stimma di anche della squadra, non dico favorita in assoluto, ma insomma squadra che vuol competere per la vittoria finale. Dunque, rimessa per l'NPC, Giampaoli a portare palla ora, Granato, Feliciangeli, Stanic, ancora Giampaoli, c'è il pick and roll, poi Giampaoli va al tiro, sbaglia, rimbalzo è di Catalani, e avanti Senigallia, accelera Battisti, Maddaloni, Pierantoni, la palla fuori per Pasquinelli, scarica ancora per Battisti e Catalani che prova da tre, ancora una tripla, voglio me le conti per favore, tutte le triple realizzate sono una cosa bestiale, micidiale. Catalani a 2 su 4, tutte complessive, però sono 13 su 28, hanno tirato più da 3 che da 2 perché da 2 hanno 11 su 22. Granato da 3 sbaglia, ma 13 triple, io penso che se Senigallia realizza 13 triple ogni partita vince il campionato. Beh, assolutamente sì, ma insomma io poi andremo a vederlo strada facendo le triple che potranno avere da 3 Pasquinelli, Catalani o Pierantoni e vedere se nel seguito del campionato potranno ancora avere queste medie, perché io non ci credo. Ora è cresciuto Spizzichini, se non altro come intensità, terzo fallo per Battisti e anche il terzo fallo di squadra. Ora esce Catalani e rientra in campo Casagrande, mancano 5.38, quindi anche Lunzi rimanda in campo Benedusi al posto di Granato e quindi i giocatori più in palla vengono rimessi un po' tutti in campo dai due allenatori. Riceve Feliciangeli, subito va al tiro ma sbaglia, sfortunato tra l'altro in questa occasione, ha tirato a tabellone in maniera rapida ma non è riuscito a segnare. È il primo errore da 2 di Feliciangeli che ha 6 su 7 complessivo da 2 e 0 su 2 da 3. Pasquinelli, poi la palla in mano a Casagrande, Casagrande la palla fuori, ancora il tiro da 3. Allo scadere, questa volta ha sbagliato Maddaloni, in avanti Rieti con Stanic, poi Spizzichini, la palla è sotto, Spizzichini si gira,
va al tiro e sbaglia, ma dovrebbe tentare un po' di dentro e fuori anche Spizzichini. Direi si ostina di sì. A tirare lì anche Marcato, e rimangono 8 i punti di vantaggio per Senigallia. Il tempo passa, 4:46 al termine. Se mette questa tripla, io credo che insomma si fa davvero difficile per Rieti, però nonostante l'errore, poi il recupero di palla di Casagrande, l'ennesimo rimbalzo offensivo o concesso alla squadra ospite, che ha il merito di essere stata molto più attenta di Rieti stasera. Ora arrivano un po' di errori da tre, quarto fallo di squadra, attenzione. Il fallo è commesso da Pierantoni, che è anche il quarto fallo personale. Quindi il punteggio che rimane 66-58 per Senigallia. Ora è Stanic a portare avanti il pallone per la NPC. Per Spizzichini che questa... no, grande errore, poi recupera rimbalzo offensivo e realizza Spizzichini, 13° punto, ma che errore che aveva fatto, meno 6 ora. Sì, ancora zona Rieti, zona 2-3, una delle più classiche. Casagrande sbaglia da 3, forse per la statistica, per la legge dei grandi numeri, non si è pensato, mi metto a zona perché non possono continuare a segnare da 3. Non possono, però qualcosa hanno comunque seguito da fare, anche se è una mossa che in una piccola parte ha pagato. Ora è Benedusi che prova l'entrata, scarica fuori, Giampaoli è solo, non riesce a tirare, va dentro, la palla è per Felice Angeli che va al tiro, poi la recupera comunque Maddaloni. Avanti in superiorità numerica ora Senigallia, ma è chiusa per la difesa di Rieti. Pasquinelli da 3 sbaglia, il rimbalzo è di Rieti, cioè l'ultimo a toccare un giocatore di Senigallia. Casagrande, quindi ancora 6 punti da recuperare, ma se Senigallia sbaglia Rieti deve segnare, se no non la riprende più. Eh sì. Ancora tanti errori in fase offensiva, anche qualcosa di gratuito. Stanic, pick and roll, prova l'entrata, trova un banco, sbaglia, rimbalzo di Spizzichini che va al tiro, sbaglia, tiri liberi per Spizzichini, ora è stato sfortunato che se entrava la palla era 2-1. Sì, sfortunato anche Stanic, ma quello è un canestro da fare a quel punto. Era arrivato fino in fondo davvero bene, ma quelli sono canestri da fare. Maggiore fisicità in campo per un giocatore che ha anche tirato da tre, che è Catalani al posto di Pasquinelli. Vediamo però prima i due tir liberi per Stefano Spizzichini. Realizza il primo, 14 punti per Spizzichini, 61-66 ora. Diventano decisivi anche i tiri liberi, anche un solo punto, invece questa volta lo sbaglia Spizzichini. Più 5 per Senigallia. Battisti, poi Felice Angeli tira giù il rimbalzo. Benedusi accelera. Giampaoli prova da 3, fallo di Casagrande, quinto fallo per Casagrande. 3 tiri liberi per Rieti con Andrea Giampaoli. E questa potrebbe essere una fase importante, però poi i tiri liberi bisogna realizzarli, non che Rieti questa sera sia stata impeccabile ai tiri liberi, dove ha un 5 su 10 complessivo, quindi... Sì, c'è ora giocherà senza Casagrande Senigallia gli ultimi 2 minuti e mezzo. Finora Giampaoli ha realizzato 3 punti, e se pensiamo che il giocatore che era capocannoniere dei Rieti dello scorso anno, il primo lo realizza, diventano 3 punti importanti questi di Andrea Giampaoli. Anche il secondo
va a segno 63-66 ora. Gianpaoli 66-64. Ora tutto campo la difesa di Rieti. Catalani, 10 secondi al termine, la difesa ora è di Rieti, va al tiro comunque Maddaloni che sbaglia, rimbalzo ancora di un immenso Picchio Feliciangeli. Grandissimo, miglior giocatore della NPC stasera, assolutamente. Stanic in palleggio, non ci sono varchi, la palla sotto per Feliciangeli. Frazione di passi di chi? Sarebbe da chiederselo, se lo stanno chiedendo anche loro. Passi di chi? Perché non si capisce. Feliciangeli era lì e ha aspettato per il passaggio. Chi è arrivato? Non ha fatto passi. Non si chiede spiegazioni. E tra l'altro l'arbitro minaccia anche di fallo tecnico il coach. Riprende il gioco, sempre 66-64, 1-50, Rieti difende a tutto campo, butta via la palla a Senigallia. Palla in mano. Volevo dire, e ora vediamo Senigallia sotto pressione, quello che fa, qualche errore lo sta commettendo, adesso che si tratta di doverla vincere la partita su un campo difficile, però Rieti poi deve far canestro. Stanic, pick and roll, prova ad entrare, è lucido, però ora prende il fallo. Ci sono tiri liberi per Stanic. Fallo del numero 8, Catalani, è il suo primo fallo. Due tiri liberi per Nicola Stanic, 64-66. Realizza il primo, -1, poi un minuto e mezzo, non l'abbiamo detto a inizio l'ultimo quarto, ma dobbiamo dirlo adesso, dobbiamo allacciare le cinture. Anche se Feliciangeli le ha slacciate le cinture, è andato veramente alla grande finora. Spizzichini a rimbalzo, e questo era fallo, non fischiano gli arbitri non fischiano. Viene avanti Senigallia, Pasquinelli non riesce a tirare, ora ci riesce, realizza Pasquinelli, un canestro difficile ma regge la pressione. Questo caso 60, è da 3 il canestro? Canestro da 3. Ha un altro canestro da 3. 15° punto per Pasquinelli. Gianpaoli, arresto e tiro, niente di fatto. Poi Beneducci, palla 2. La freccia dice Senigallia, no, fallo. Fallo di Maddaloni. Secondo fallo per Maddaloni e tiri liberi per Beneducci. 1.05 da giocare, 65-69. 65-69, quella tripla di Pasquinelli è stata terrificante. Devastante, sì. Devastante, come anche i passi fischiati su un possibile canestro di Rieti nell'azione precedente. Realizza Beneducci. Quinto punto per Nicolò Beneducci. Ecco, comunque voglio dire, è un possesso di palla per il tra le due squadre. Sbaglia però, tre punti di differenza. Un minuto, vai al secondo, Beneducci. Ora viene avanti Maddaloni, cerca di far passare più secondi possibili. Poi c'è il fallo di Spizzichini, quarto fallo per Spizzichini. Non ci saranno tiri liberi però, perché è il primo fallo in questo quarto per la NPC. Solo rimessa ora, 49 secondi da giocare, a 3 punti di vantaggio Senigallia. Maddaloni. Ora difende bene Rieti. Azione costruita, Battisti deve scaricare, ruba la palla,
però Beneducci, tentativo di contropiede, c'è Giampaoli, lanciato da Stanic, contropiede di Andrea Giampaoli, un punto di differenza, 37 secondi da giocare, che finale, ora Battisti pressato addirittura da Spizzichini, attenzione però, deve tenere, Rieti deve evitare che vada a canestro Senigallia, che è in vantaggio di 1, 7 secondi al termine dell'azione offensiva. Mandaloni prova ad entrare, il tiro, l'errore, poi il fallo di Feliciangeli, il fallo di Feliciangeli su Pierantoni. Feliciangeli è il terzo fallo. Due tiri liberi per Pierantoni sul 68 a 69, terzo fallo per Picchio Feliciangeli, e poi ci sarà da giocare 15 secondi. La speranza è che Pierantoni ne sbagli almeno uno, perché arrivare con 14 secondi con le medie che ha Rieti stasera da 3 la vedo dura. Servirebbe poi un canestro da 3 per pareggiare. Esatto. Peccato perché c'era stata una bella forzatura in attacco di Mandaloni che non era andata a buon fine. Realizza però nel frattempo Pierantoni, quindicesimo punto per lui, 68 a 70. E avanti Senigallia, mancano 14 secondi, li mette entrambi Pierantoni, time out ovviamente richiesto dalla NPC per rimettere anche il centrocampo, certo. Poi Rieti avrà in 14 secondi l'opportunità di andare a canestro, deve recuperare 3 punti, tenteranno subito una tripla. Ma io non so se tenteranno una tripla che immagino che sia inevitabile doverla provare, a meno che non si voglia andare a sperare in un canestro e fallo con in un'entrata, ma insomma credo la cosa più semplice sia quella di provare una tripla, ma certamente per una squadra che questa sera, poi tutto può succedere, ha 2 su 14 da 3, una tripla di Stanic, prima ancora una di Giampaoli, io la vedo abbastanza dura. Poi potrebbe esserci la scelta, la legge dei grandi numeri potrebbe anche dire che Rieti può fare canestro e quindi sperare in un supplementare. Potrebbe anche esserci la scelta per Nunzi di tentare un'entrata con Stanic per fare 2 punti in entrata, più il fallo diventerebbe 2 più 1 se dovesse subire fallo, però anche questa è piuttosto complicata. Ma io credo che insomma Coach Valli abbia dato indicazioni che se qualcuno entra di lasciargli un metro di spazio, quantomeno se entra sul finale dell'azione a tempo ormai vicino allo scadere. Subito Giampaoli da 3, sbaglia, il rimbalzo è per Senigallia, subito fallo sistematico, 9 secondi da giocare, Senigallia potrà rimettere palla, non ci saranno tiri liberi, e questo vuol dire che possono tenere palla 10 secondi oppure rifare fallo. Però Rieti è solo 3 falli, quindi per mandarli a lunetta va rifatto fallo, e invece no, è buona la palla, contropiede, attenzione, non va a tirare Pasquinelli, ora c'è il fallo di Beneducci, non è andato a canestro, era solo Pasquinelli sotto canestro, era solo, ora però andrà in lunetta, terzo fallo per Beneducci. Che strana scelta quella di Pasquinelli, era lui più un altro compagno e non è andato a tirare. Beh, voglio dire, ora realizza la lunetta. L'importante è vincere la partita e rimanere con la palla in mano, significava quello. Io direi, Roberto, 1,88, poi non si sa cosa stia succedendo al tavolo. Stanic prima lamentava un mancato fallo non fischiato prima a Rieti in fase di attacco, col tempo che poi è andato a trascorrere chiaramente. Ma cos'era, antisportivo questo? Perché c'è anche possesso palla. Ah no, non ci sono dei liberi, non ci sono dei liberi.
rimessa, Rieti che ha raggiunto il bonus di falli solo ora. E Spizzichini allo scadere prova un tiro completamente fuori misura. Rieti perde la prima partita in casa con Sedigaglia, quella Rieti che dovrebbe essere la battistrada di questo campionato, perde subito la prima in casa. Un commento, poi riepilogo dei punti. Ma il commento è presto detto, una Rieti che l'abbiamo commentato durante la partita, troppo lenta, poco attenta in difesa, poco incisiva. Credo che ci sia anche da rivedere qualcosa nelle scelte offensive oltre che difensive. I giocatori ci sono nel roster, nei nomi c'è sicuramente, però ancora tanto da costruire e soprattutto chiudere una partita con due sole triple. Nel basket moderno io credo che non si possa andare da nessuna parte, perché si è perso contro una squadra che di triple ne ha messe la bellezza di 14 e si è perso di soli 3 punti. Quindi cosa significa questo? Che una media appena migliore avrebbe consentito a Rieti in una serataccia di portare a casa comunque l'incontro. Io farei riepilogo, Roberto, poi così chiudi tu la trasmissione. 8 punti per Giampaoli, 17 per Stanic, 5 per Benedusi, 2 Granato, 12 per Picchio Feliciangelo, nel mio parere il migliore di Rieti, 4 per Rizziero Ponziani, 14 per Spizzichini, 6 per Rosignoli. Dall'altra parte Casagrande 9 punti, 16 per un immenso Pierantoni, 3 per Giampieri, 10 un precisissimo Catalani, 2 punti per Battisti, così come 2 punti per Scrima, 15 per Pasquinelli e 14 per Maddaloni. Bene, io direi che è tutto, perché comunque Rieti è riuscita, non è riuscita in questa impresa, invece esce tra gli applausi Senigallia, e quindi è così, la prima non è buona per Luciano Annunzi e i suoi. 68 a 71 il punteggio finale, Senigallia batte Rieti. Dal Palazzo Giorno è tutto, grazie, buonasera.